Bella ragazzi, buongiorno a tutti. Oggi c'è un po' nuvoloso ed è venerdì oggi, signori. Venerdì 8 marzo, auguri a tutte le donne. Ed è venerdì perché io sono un pilota professionista e giro durante la settimana. Non è vero. Mi sono preso un giorno di ferie perché domani piove e domenica piove, quindi volevo girare assolutamente. Perché ho fatto una cosa al beta, che adesso torniamo un attimo nel passato che vi faccio vedere cosa ho fatto e ci rivediamo qua. Guardate chi c'è in sala operatoria quest'oggi, il beta, proprio lei, perché ho smontato il mono per farlo fare, perché l'ultima volta che l'ho usata ho visto che era davvero morbido, poi mi toccava sotto il parafango nel fine corsa, quindi secondo me c'era da rivedere qualcosa. Ho smontato tutto, che tra l'altro si fa davvero presto. L'unica cosa è che c'è da togliere la coppiglia del perno e farlo andare su, perché sennò il perno del leveraggio non viene via. Ma comunque si fa molto presto. Eccoci qua col bambino, quindi sono pronto per portarlo dal sospensionista e ci vediamo direttamente in pista per fare la prova con la nuova taratura e le nuove modifiche che vi dirò. Quindi ragazzi, il beta l'ho rimontato e adesso andremo a provare la nuova taratura del mono e vi dirò come va, se ci sono dei miglioramenti sostanziali. Comunque è stato indurito parecchio, mi ha detto il sospensionista, perché era davvero molto morbido, quindi vediamo come va e gas! Ho fatto il primo turno e direi che le differenze si sentono già. Come vi ho detto, il sospensionista mi ha detto che praticamente era molto molto morbido sia di alta velocità che di bassa velocità, e soprattutto il problema che avevo io era che praticamente toccava al fondo corsa, la ruota toccava sotto, infatti adesso non ha toccato perché praticamente, oltre a indurire tutta la situazione, mi ha cambiato anche il tampone di fondo corsa, mettendone uno di un centimetro più alto, in modo che quando il mono arriva a fine corsa il tampone lavori un po' di più, evita che la ruota possa toccare sotto il parafango, infatti non ha toccato. Quindi direi che per adesso ci siamo, faccio qualche regolazione perché secondo me il sag non è come prima, lo devo regolare, regolo qualche click e poi vi dico come va. Oh,
Eccoci qui ragazzi, allora la moto direi che è migliorata davvero tanto, proprio è molto più stabile in tutti i frangenti della pista, anche all'atterraggio dei salti è molto più sostenuta di prima che sfondava. Sono andato attorno al sag perché era leggermente carica in avanti, quindi da 100 l'ho portato a 105 come l'ho sempre tenuto. Ho indurito di 2 click la compressione, ma me ne mancano ancora 10, sotto uguale, alta velocità ancora un giro e un quarto credo, quindi direi che sono quasi a metà con tutto e ho del campo per indurire, ammorbidire e fare quello che devo fare. Quindi direi che la moto è migliorata davvero tanto, quindi è un lavoro da fare per chi compra questa moto, ragazzi, il mono bisogna farlo, e anche la forcella. Adesso io ci ho cambiato le molle, però è ancora un po' morbida, quindi prossimamente vedrò di fare una taratura un po' più rigida. E niente, ragazzi, è molto bello girare il venerdì mentre la gente lavora. Ogni tanto tocca anche a me, bastardi. Bastardi che vi vedo che girate anche il mercoledì, il giovedì, voi bastardi. Quindi niente ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video, ci vediamo prossimamente con un altro video e niente, sempre gas.